Benvenuti al nostro appuntamento. In questo incontro affronteremo un viaggio nella storia della nostra città attraverso i simboli e i monumenti che ricordano eventi e personaggi illustri e che sono stati protagonisti delle vicende del nostro territorio. Ogni città è ricca di monumenti e simboli che si richiamano alla storia e alle storie del passato. Con il passare del tempo è inevitabile che si dimentichino il significato e le ragioni della loro realizzazione. Faremo un viaggio che si partirà da Quota 85 sino al monumento ad Annunzio e ci accompagnerà Lucio Gregoretti. Prima di passare la parola a lui, il classico saluto alla bandiera. Grazie, la parola a Lucio Gregoretti. Grazie Giovanni, come diceva Giovanni, i segni di una città sono infinite, di ogni città. Ne abbiamo fatto una selezione di cose conosciute, più o meno conosciute, anche di cose curiose che stanno all'interno del territorio. Ma naturalmente non si può che partire con il monumento a Enrico Totti che sta nella zona monumentale di Quota 85, una zona ricchissima, come vedremo adesso in questo viaggio, di simboli, di segni, di ricordi del periodo della Grande Guerra, ma non solo della Grande Guerra, e con al centro questo monumento a Enrico Totti. Enrico Totti morì, diciamo brevemente, il 6 agosto del 1916. Nel 1916 è stato ampiamente ricordato in città. Purtroppo la figura di Enrico Totti, diciamo la figura completa di questo personaggio importante, è stata un po' sottovalutata o strumentalizzata. Ci fu una copertina del Corriere del famoso Beltrame che rappresentò Totti che lanciava la stampella contro il nemico e divenne un simbolo di un episodio sicuramente eroico, sicuramente coraggioso, che cancellò quello che era stato tutto un suo percorso di vita veramente importante. Totti nasce nel 1882, nel 1908 da ferroviere ha un incidente e perde una delle due gambe, però in quegli anni, inizio 1900, diventa uno dei personaggi che, non accettando la propria invalidità, vuole continuare a integrarsi, a vivere una vita normale, una vita integrata, sia nello sport sia anche nella vita sociale. Costruisce per proprio conto vari meccanismi che gli consentissero di sviluppare questa vita. Oggi il tema dell'inserimento dei disabili e dei non autosufficienti è un tema attualissimo. Pensiamo nel 1900 a questa figura che decide di proseguire, giovanissima, questa sua vita normale, costruisce una bicicletta, questa famosa bicicletta con cui sarà ritratto abitualmente nelle foto che seguiranno, e nel 1911 con questa bicicletta parte per Parigi, da Parigi va in Laponia, dalla Laponia va in Russia, dalla Russia scende in Polonia, passa un anno in bicicletta, gira mezza Europa per promuovere questa modalità di integrazione, questa volontà di integrazione e di riscatto, ritorna e nel 1913 riprende la bicicletta, arriva fino ad Alessandria d'Egitto, da Alessandria d'Egitto si sposta fino al Sudan, poi rientra, viene reimbarcato e ritorna in Italia, e quando scoppia la guerra nel 1915, invalido com'era, fa domanda di arruolamento nell'esercito italiano. Per tre volte questa domanda viene respinta, perché ovviamente essendo un mutilato non può essere arruolato, insiste fino a quando nel 1916
viene mandato al comando truppe di Cervignano e lì svolgerà una funzione di collegamento fra il comando truppe e le retrovie dell'esercito, sempre insistendo di voler essere presente in prima linea per questa volontà di dimostrare di essere uguale a tutti gli altri, per una grande certamente passione patriottica, ma anche per una volontà di voler essere alla pari di tutti gli altri combattenti. Viene finalmente all'inizio di agosto inviato al fronte durante la sesta battaglia dell'Isonzo, una battaglia importantissima perché in quella battaglia furono schierate le truppe del fronte monfalconese per impegnare una parte dell'esercito austriaco, mentre la parte importante dell'esercito italiano tentava la presa di Gorizia, conquisterà Gorizia, quindi passò l'Isonzo e arrivò a Gorizia, costrinse l'esercito austriaco ad arretrare nelle linee successive, quindi fu una battaglia molto importante per il valore di quella fase della Grande Guerra. E nei primi giorni di questa battaglia, nella sua trincea, rimasta con una brigata isolata, venne colpito dall'esercito austriaco, e questa sua morte venne rappresentata proprio per il valore di una persona che aveva queste difficoltà motorie, con questa copertina che lo rese poi famoso nella retorica successiva della Grande Guerra, dimenticando tutta quella che era una storia precedente. Giustamente Enrico Toti, al centro di questa zona monumentale di quota 85, il monumento venne eretto, come si legge dietro il cippo, nel 1928 dai bersaglieri, e nel 1944, periodo dell'arrivo anche delle truppe jugoslave, anche delle vicende che poi portarono alla contesa di questi territori da parte delle truppe jugoslave, nel maggio del 1944, come si legge nella lapide del monumento, il monumento venne distrutto e ricostruito poi nel 1960 sempre dai bersaglieri. La zona monumentale della quota 85 è una zona straordinaria, più grande della zona monumentale del Colle Sant'Elia a Re di Puglia, lo si vede bene nella mappa, comprende questi due passaggi ricchi di lapidi e di monumenti, quindi in un parco della Grande Guerra che ha 4 chilometri quadrati, 4.000 metri di trincee, grotte, avvallamenti e camminamenti, e c'è una parte, quella di quota 85, che è una zona monumentale, un vero e proprio parco monumentale importante, che meriterebbe di diventare uno dei luoghi monumentali, diciamo, valorizzati dalla città, valorizzati nel territorio. Ha un problema di accessibilità dalla strada di via Romana, c'è una strada sterrata, a volte invasa anche dalle sterpaglie o dalle piantumazioni laterali, però è raggiungibile in ogni caso, però ecco, forse l'accessibilità penalizza questa grandissima zona monumentale. Qui vediamo uno scorcio dal monumento di Enrico Toti, ci sono 34 cippi che danno questo percorso suggestivo dedicato ai corpi impegnati nella Grande Guerra, medaglia d'oro, quindi lancieri, artiglieri, cavalleggeri, i diversi corpi
impegnati in quel conflitto. Quindi è un parco che ha anche una suggestione per come sviluppa i suoi monumenti. La parte opposta del percorso dove sta il monumento a Totti sta il monumento a Cesare Augusto Colombo, a cui è dedicata anche la strada di accesso a Monfalcone, medaglia d'oro anche Cesare Augusto Colombo, morto il giorno dopo di Totti in questa terribile sesta battaglia dell'Isonzo, il 7 agosto del 1916, e attorno quattro cippi attorno a questo monumento ricordano altre quattro medaglie d'oro. Qui abbiamo il capitano Grego Rutti di Lattisana, quindi una delle medaglie d'oro della nostra regione ricordate nei quattro cippi. Ci sono poi quella Scatolone, Ferro, Vezzani, provenienti da altre regioni d'Italia, e c'è un altare alla memoria del cappellano militare Don Beppino Doviera, anche lui medaglia d'oro. Ecco un'altra immagine di questa area monumentale veramente suggestiva, importante, che appunto meriterebbe di essere valorizzata. Cercando nell'area troviamo delle insegne molto particolari. Questa che vedete è una targa veramente significativa, è stata messa dalla Croce Rossa ai tempi che furono, ma accumula infermiere volontarie italiane ed austriache, corpo militare della Croce Rossa, con il loro silenzioso lavoro portarono conforto ai sofferenti. Quindi un parco della memoria che ricorda i caduti, le medaglie d'oro, il sacrificio, la vicenda di Totti, ma che ricorda anche le crocerossine italiane e austriache, gli operai del genio che realizzarono le trincee dei combattimenti. Siamo in zona carsica, quindi lavori di un ambiente estremamente ostile, un ambiente estremamente difficile. Giustamente si ricorda anche il sacrificio di chi realizzò le trincee del nostro parco tematico. Questa è un'altra targa significativa dell'area monumentale di quota 85, purtroppo è in parte in degrado, è stata messa dalla Croce Nera ed è rivolta al soldato austro-ungarico che combatteva dall'altra parte. Credo che queste targhe sono estremamente significative, realizzate appunto alla fine del conflitto per indicare il superamento delle ragioni del conflitto stesso e la volontà di comporre i conflitti in forme diverse da questi. Ricordiamo che nella Grande Guerra persero la vita 650.000 italiani, quindi fu veramente una delle guerre più spaventose del Novecento. Andando avanti sulla parte opposta del percorso, questo cippo di pietra carsica è stato realizzato nel 1916, ricordo del centenario delle vicende di guerra che si svolsero a quota 85, quindi a 100 anni da quel 1916 venne inserita questa tabella, ed è molto significativa perché è stata fatta nel ricordo, così dice l'insegna, della pace, del segno della pace in Europa, ed ebbe come protagonista al giorno dell'inaugurazione quel sindaco di Sarajevo, città da cui partì tutte le vicende della Grande Guerra, Ivo Komšić, che era stato protagonista degli accordi di Dayton e che diede le chiavi della città di Sarajevo a Papa Francesco nel suo viaggio, appunto, quando si recò in visita a questa città. La targa ha un'altra particolarità,
contiene i loghi delle altre città che hanno partecipato a questa, a questo evento, e oltre al comune Monfalcone e quello di Sarajevo, la città di Postumia era sede delle caserme dell'esercito austro-ungarico, quindi una città significativa di quelle vicende, la provincia di Treviso, altro centro nevralgico delle vicende della Grande Guerra, e sotto c'è il logo della fondazione Potmiru di Caporetto. Potmiru significa sentieri della pace, quindi come segno ideale di un collegamento, di un sentiero che vada da Caporetto a Monfalcone attraversando tutti i percorsi della vicenda della Grande Guerra. Quindi non si poteva che partire da questa zona monumentale, e non si può che auspicare che il valore di questo patrimonio straordinario che c'è nel Carso, che andrebbe forse anche valorizzato separatamente dall'insieme del parco tematico della Grande Guerra, distinguendo quindi la zona del parco destinata alle trincee e gli altri ricordi dalla quota 85 come zona monumentale così ricca di testimonianze e di ricordi. Ecco, non si può che sperare che sempre più persone possano continuare a attraversare questi luoghi, a visitare questi luoghi come momento di riflessione di queste vicende, di quello che le vicende rappresentano. E diciamo, si è cercato con questa veloce carrellata di dare uno stimolo a visitare non solo il monumento a Totti, ma anche gli altri monumenti che caratterizzano la storia, in particolare la storia della Sesta Battaglia. E scendiamo dal Carso, arriviamo a Lerma, arriviamo all'Isert, e questo è il grande monumento dedicato ai giovani della Terza Armata. La Terza Armata fu protagonista delle vicende sul fronte orientale, e quindi fu quella che pagò un tributo enorme, perché il Carso fu proprio il terreno dove si svolsero le battaglie più cruente, terreno aspro, privo di ripari, dove migliaia e migliaia di giovani lasciarono la vita, e questo è giustamente un importante monumento che ricorda i giovani della Terza Armata. Qual è la storia? Il monumento venne distrutto quando la zona dell'Isert diventò zona industriale importante, venne proprio raso il suolo, praticamente distrutto in tanti parti e gettato lungo la statale 14, è abbandonato su quel terreno. Fu l'avvocato Umberto Sanzin, presidente dell'UNUCI, ma Giovanni De Banzini mi ricordava, su spinta anche di Miglia Bacca, di un altro appassionato della nostra storia, a darsi da fare con le amministrazioni che si susseguirono per riportare questo monumento nel luogo dove originariamente era stato realizzato e dove nel 1960 era stato demolito. Oggi è stato ricostruito lo si vede, ecco, appunto nella zona industriale di Monfalcone. Ogni 24 maggio di ogni anno, il 24 maggio di ogni anno, lì si ricorda le vicende appunto della Grande Guerra.
C'è un altro monumento dedicato alla Terza Armata, interessante, importante, realizzato negli anni 20 dal genio della Terza Armata, si trova nella zona sacra di Duino Aurisina. Si trova all'inizio, al confine, fra all'angolo, diciamo, tra la statale 55 del Valone e la statale 14. È un grandissimo monumento e ha questa scritta molto significativa, ne passiamo davanti tantissime volte e magari mai non la leggiamo: rispettate il campo della morte. È stato realizzato sulla collinetta 28, che era un luogo di presidio dell'esercito austriaco, che dall'Armada e da questa collinetta riuscì a bloccare l'intero esercito italiano per praticamente 24-25 mesi, fino all'ottobre del 1917, quando la Terza Armata dovette ritirarsi oltre il Piave. Quando nel 1915 l'Italia entrò in guerra, alla luce di un accordo fatto sotto banco, l'accordo del patto di Londra, con quelli che erano stati non gli alleati originali, perché l'Italia per 4 volte di seguito rinnovò il trattato con la Germania e con l'Austria, poi al momento dell'entrata in guerra fu neutrale e poi quando entrò in guerra scelse l'altra parte con un accordo di spartizione delle terre, diciamo, che più interessavano il nostro paese, e quando entrò in guerra nel 1915 in maniera molto improvvisata, guidata dal generale Cadorna disse: arriveremo in una battibaleno a Trieste e poi risaliremo su per l'Ungheria, arriveremo a circondare l'esercito austriaco, in pochi mesi vinceremo la guerra. Questo era il piano del generale Cadorna, di un esercito poco armato, di ragazzi giovani, poco addestrati ad affrontare questa guerra. Arrivarono sull'altro lato dell'Isonzo, attraversarono l'Isonzo a inizio nel giugno 1915, il 9 giugno misero la bandiera italiana sulla rocca di Monfalcone, doveva essere un luogo di passaggio per arrivare il giorno dopo a Trieste, così scrive Stupalic anche nei suoi propri diari. Non si arrivò mai, si arrivò poi in nave nel 1900, via mare nel 1918, e su questa collinetta e sul Monte Armada gli austriaci riuscirono a bloccare per 2 anni e mezzo il nostro esercito, e senza che, diciamo, anche le battaglie intrecciate per superare questo fronte riuscissero a portare i risultati. Fra questo monumento e quota 85, su una collinetta ci sta una piccola colonna, un trancio di colonna, una colonna rotta che era stata riconsacrata il 24 maggio, che è data ovviamente delle commemorazioni del 1952, è in stato di abbandono. Diciamo, ci fu anche un progetto che prevedeva di partire da Duino, da questo monumento, e costruire una zona sacra che da Duino comprendesse anche, quindi, le trincee austriache del Monte Armada, e potesse arrivare a quota 85 e comprendere questo territorio, arrivare fino a San Michele, quindi realizzare. L'architetto Stock, che ha anche curato il nostro Parco della Grande Guerra in occasione del centenario del 1915-18, elaborò anche un progetto, purtroppo non ebbe corso. Su questo percorso, vicino all'entrata dell'autostrada, sulla collinetta, ci sta questo
tronco di colonna che cito solo perché, che andrebbe anche questo forse recuperato, cito perché ha una scritta che è rivolta al Timavo, nel ragionamento che vi ho fatto di questo punto invalicabile per l'esercito italiano, in cui si dice: Timavo, fiume misterioso, riconoscono i caduti presso questo carso ad una vita immortale. Questo ci introduce da qui a un punto importante della storia anche successiva della Grande Guerra. Questo è appunto vicino alle foci del Timavo, il monumento dedicato al 77° Reggimento Lupi di Toscana, e sotto questa, quei due lupi che vedete sopra, il monumento dedicato a Giovanni Randaccio. Questa è una storia che riassumiamo brevemente, l'abbiamo raccontata in occasione del centenario della vicenda di Fiume, perché fu una vicenda che sul piano emotivo ebbe una valenza molto importante. Il 28 maggio del 1917 si pensò che si poteva superare, quindi eravamo già due anni dall'arrivo delle truppe a Monfalcone, superare il blocco del Monte Armada attraverso la realizzazione di un percorso da costruire lungo la palude del Timavo, dunque la zona paludosa. Immaginate l'Isar, la palude dell'Isar che proseguiva in avanti, arrivava al Timavo, non era strutturato come oggi, era un acquitrino privo di alberi, privo di ripari, e si immaginava di arrivare a Duino, un'idea di cui si innamorò Gabriele D'Annunzio, che diciamo, la cui storia legata alla Grande Guerra è stata raccontata, ma meriterebbe ogni tanto di essere ripresa, perché anche D'Annunzio fu uno coerente a quello che predicava, poi con coraggio fu conseguente alle azioni che auspicava, per le quali si batteva. Si innamorò dell'idea di arrivare a Duino, dove mettere una grandissima bandiera, una mega bandiera che fece realizzare a questo scopo, che sarebbe stata vista dai triestini, e quindi sarebbe stato un elemento di carica per i triestini, per rivoltarsi, per vedere l'Italia che si avvicinava, e sarebbe stato un elemento ovviamente di forza nei confronti della presenza austriaca in questa terra. Fu un'idea ovviamente che aveva più elementi passionali e sentimentali che non elementi seri e fattibili. Venne realizzato una passerella in legno larga 40 centimetri, quindi già questo vi dà l'idea del militare che con tutti i suoi, diciamo, carico di vettovaglie, di attrezzature dovesse passare, che stava appoggiata su dei barili di olio che quindi tenevano questa passerella di legno precaria. Non c'era un passamano, non c'era assolutamente niente, e quindi su questi bidoni, e su questi bidoni passarono i primi nostri soldati. E D'Annunzio seguiva con questa bandiera che voleva, appunto, una volta sfondato questo percorso, mettere sul castello di Duino, e Randaccio era il suo aiutante in quel momento, e quindi gli austriaci aspettarono che questi arrivassero sulla passerella, aprirono il fuoco con le mitragliatrici e ammazzarono tutti quanti, e l'impresa andò ovviamente, fu un fallimento. Il D'Annunzio raccolse il corpo di Randaccio, lo avvolse su questa grande bandiera, questa
importante bandiera, il 30 maggio del 17, quindi due giorni dopo, nel cimitero di Monfalcone venne fatta una grande cerimonia, fece un grande discorso D'Annunzio, come sapeva fare, e creò questa, diciamo, diede alla morte di Randaccio un valore sentimentale, emotivo molto forte, che poi fu rivissuto quando, finito la guerra, D'Annunzio si fece paladino della difesa di Fiume, che gli alleati non volevano concedere all'Italia, e lui disse: voglio portare la bandiera di D'Annunzio a Fiume. Ci fu una grande manifestazione patriottica il 9 maggio a Roma, e D'Annunzio sventolò questa grande bandiera, che poi il 12 settembre, quando D'Annunzio conquistò Fiume, venne messa nel balcone dove lui tenne il primo discorso, con grande, ovviamente, emozione di tutti i partecipanti. Quindi questo è un punto di passaggio di una vicenda che ha una sua tragicità, ma anche una sua storia. E questo è il cimitero di Monfalcone, dove il 30 maggio D'Annunzio fece questo grande discorso su Randaccio. Questo è il parcheggio di via Matteotti, che ora si chiama, dopo l'intestazione fatta in occasione del ricordo dei 100 anni, si chiama parcheggio Sant'Elia. Pochi conoscono il nome del parcheggio e pochi conoscono la personalità, anche se il comune, ma assieme a Lunucci, in occasione del centenario, ha fatto una grande mostra raccogliendo anche le opere di questo giovane ragazzo morto a 26 anni, futurista, venne volontario alla Grande Guerra, perché i futuristi erano fra i più accesi promotori della Grande Guerra, della guerra che liberava le terre italiane, ma in questa sua giovane età aveva già fatto il manifesto dell'architettura futurista, ma aveva già fatto centinaia di progetti di opere civili e di opere diciamo industriali e centrali e altre cose, veramente con una visione avveniristica, che anticipavano quello che fu l'architettura, anticiparono più avveniristica del secolo Novecento. Pensava a edifici con ascensori esterni che salivano, edifici con insegne al neon sopra questi grattacieli che facevano pubblicità, cioè diciamo una società come era stata immaginata dai futuristi, una società simile e in sviluppo alle città, alle grandi città industriali, New York, alle altre grandi città, con progetti di grande innovazione, di grande capacità di visione. Morì quindi giovane, lasciò centinaia di progetti, non ricorderemo mai abbastanza questo grandissimo architetto. Giustamente gli è stato dedicato il parcheggio dove stava il cimitero, anche se questo è il progetto del cimitero di Sant'Elia, dove stavano appunto dentro la città di Monfalcone, stava il cimitero dei morti lungo il Carso della Grande Guerra. C'erano 17 aree cimiteriali, un grandissimo cimitero. Perché sarebbe importante, a mio giudizio, riproporre almeno il portale di questa opera, riprendendolo dai disegni lasciati da Sant'Elia? Sant'Elia gli fu chiesto di fare questo progetto dal comandante, e poi paradossalmente finì morto in questo cimitero prima di essere traslato molti anni dopo a Como, sua città natale.
sarebbe importante perché questa è l'unica opera realmente realizzata da Sant'Elia nella sua vita. Fece tante cose, progettò tantissimo, ma lasciò poche opere. Quindi io penso potrebbe essere un elemento anche di abbellimento, di arricchimento e anche di simbolo delle capacità di questo architetto. Non è un'opera di architettura futuristica, ma è comunque un portale che ha un suo significato. Poco distante, andando avanti, troviamo in via Rosselli, proseguendo, il giardino dove sono ormai collocate le principali lapidi di memoria degli eventi che hanno riguardato l'Italia, l'Italia Monfalcone. Quella in primo piano è dedicata all'esodo dall'Istria, però in realtà diciamo vorrei un momentino sottolineare questo tempietto finale che ha un suo valore anche architettonico, anche storico, e che rimane in penombra rispetto in tutte le cerimonie, rispetto ai monumenti che di volta in volta vengono ricordati. Questo è stato fatto con pietra aurisina, sotto ha il simbolo del falco, e dentro questo arco di trionfo si trova un splendido monumento in marmo rosso di Verona, una Pietà con il Cristo, come vedete, circondato da sei donne che lo abbracciano. Venne realizzato da Giovanni Battista Novelli sul modello delle opere di uno dei più grandi scultori dell'Ottocento, Gianni Dupré, quindi è un'opera d'arte importante collocata nella città, che spesso finisce in secondo piano rispetto ai luoghi dove materialmente si svolge la cerimonia delle diverse associazioni d'arma che hanno lì realizzato i loro monumenti. Un altro monumento in marmo sta nella facciata di via Sant'Ambrogio del Palazzo Municipale, è un'opera marmorea, come vedete, fatta da Pattuna, uno dei nostri grandissimi artisti di Monfalcone, e celebra una cosa molto importante per la nostra città. La realizzazione del canale Valentinis è dedicata ad Eugenio, il cavaliere Eugenio De Valentinis, che fu protagonista del fatto che il canale del Brancolo, che era sorto come opera di irrigazione, fosse prolungato nella parte finale, fece questa battaglia e la vinse, per arrivare fino al mare e quindi per creare quello che oggi è appunto il canale Valentinis, che ebbe profonda grande importanza per lo sviluppo industriale, lo sviluppo anche urbano e della città. Siamo appunto fra la fine 800 e inizio 1900, quando la città diventa un importante luogo di insediamento industriale. Nella carta del 1913 di Rebulla ci sono 25 aziende, perché aveva tutte le condizioni che oggi diremmo ottimali per essere un centro industriale. Aveva due grandi infrastrutture ferroviarie per Cervignano e poi per l'Italia e per l'Austria. Siamo prima del 1914, quindi siamo nel periodo, prima del 1918, siamo nel periodo austro-ungarico. Aveva un'ampia disponibilità di aree, quindi per questa fu la ragione per quali Kosulic, poi una delle ragioni per le quali Kosulic scelsero Monfalcone per i cantieri. Aveva disponibilità di quella che era una volta la ricchezza, l'energia elettrica,
che era frutto delle centraline realizzate da Sagrado a Monfalcone lungo questo nuovo canale di irrigazione, quindi con la disponibilità anche di energia elettrica nel territorio, e aveva la disponibilità ovviamente di manodopera che derivava da tutta l'area agricola che stava attorno. Velocemente alcuni segni più antichi della città: lo stemma del 1607 con le iniziali del nobile Valerio Riva, lo potete vedere se alzate la testa entrando in via Sant'Ambrogio in una degli edifici che stanno a destra, quindi vedrete questo bel stemma del 1607. Il leone marciano, una delle poche, vi ripeto, abbiamo diciamo reperti, ricordi della Repubblica Veneziana importantissimi. La rocca venne realizzata nel 1525 dai veneziani nella forma attuale. Abbiamo sulla facciata della chiesa della Marcigliana due statue regalate dalla Repubblica Serenissima nel 1700, quando venne realizzato il nuovo Duomo in via Sant'Ambrogio, le statue di Sant'Ambrogio e di San Marco. Abbiamo un leone marciano danneggiato dagli austriaci come segno dell'italianità, che è stato recuperato di recente, restaurato e recuperato, e abbiamo questo leone marciano che risale ancora prima, nel XV secolo, che è una delle poche parti rimaste originali del palazzetto veneto, che nel 1762 venne restaurato dalla curia, diventò canonica, e tale rimase fino al 1962, quindi fino ad anni relativamente recenti. E sulla facciata troviamo questo leone marciano del XV secolo. Ci sono lungo il municipio due emblemi cittadini: un falco che è stato recuperato da un edificio del 1300, quest'altro falco del 500, restaurati, che sono simboli importanti della città. E c'è una zona nell'area carsica, nell'accesso della rocca, che è stata risistemata di recente con una bella scalinata, con una bella sistemazione delle opere murarie, e dalla quale si può vedere la parte iniziale dell'ingresso del rifugio antiaereo costruito durante il periodo in cui Monfalcone appartenne al Terzo Reich, costruito dai tedeschi nel periodo dei bombardamenti per proteggere la popolazione dai bombardamenti alleati. È una parte interessante perché la prima parte, se andate a vedere dall'esterno, ripropone una sorta di grotta, poi entrando diventa invece una galleria in calcestruzzo, in cemento armato, ma questa è ancora la suggestione della grotta carsica. Forse la galleria ha una lunghezza, come sapete, forse di 260 metri, si entrava da Piazza della Repubblica e usciva da questo lato. Però ecco, è un'area restaurata, risistemata, bella, non ha tuttavia un'insegna che spieghi a chi non ha una conoscenza storica delle vicende delle città il valore di questo manufatto, ed è anche un po' seminascosta per chiunque usi il parcheggio in salita della rocca, diciamo coperta dagli alberi, non si accorge che c'è la possibilità di vedere di l'aria risistemata, una bellissima sistemazione fatta dall'amministrazione comunale in questi mesi, alla fine del,
del 2020. Una piccolissima curiosità per restare nella zona del centro: questa cassetta postale interrata nel muricciolo di un'abitazione di via San Francesco, quindi in mezzo alle pietre di questo muro di cinta di una casa di via San Francesco. Perché ha un interesse? Perché mostra una cassetta postale utilizzata durante il periodo, i 100 anni di dominazione austro-ungarica, sopra la scritta in lingua tedesca, sotto impostazione lettere fatta in lingua italiana. Una piccola curiosità: chi passeggia o transita per via San Francesco, se guarda muricciolo vicino proprio alla piazza, quindi a 100 metri dalla piazza, vede questa piccola curiosità. Andiamo un attimo a Panzano velocemente. Questo è un monumento troppo noto per soffermarsi, è il monumento ai 503 cantierini che persero la vita fra il 1943 e il 1945. Forse vale la pena ricordare che Monfalcone fu, fra con le grandi città, Torino, Milano, Genova, fu fra le grandi città dove si tennero, prima ancora dell'8 settembre, i grandi scioperi che con la mobilitazione, quindi diciamo con una particolarità di mobilitazione rispetto all'ultima fase del fascismo. Quindi c'è questo cippo che ricorda i 503. Questo è un monumento che non si trova nelle altre città, o si trova forse in pochissime, rarissime città italiane, dedicato purtroppo al dramma terribile di coloro che hanno perso la vita all'amianto, con la bellissima frase del scrittore Massimo Carlotto: costruirono le stelle del mare, li uccise la polvere, le polveri, li tradì il profitto. Quindi monumento diciamo significativo dedicato alle vittime di questa tragedia che ha colpito Monfalcone in maniera particolare dell'amianto. E più avanti di fronte all'ingresso del cantiere, dove sta l'edificio che ospita il museo della cantieristica, l'insegna ricorda Dante Fornasir. Dante Fornasir è stato sicuramente la personalità più importante nel plasmare la Monfalcone moderna, non solo perché ha progettato e costruito il quartiere di Panzano con gli edifici di civile abitazione, ma anche con gli edifici importanti, l'albergo impiegati, l'albergo operai, il teatrino, cioè diciamo una città, che un quartiere che oggi rappresenta uno dei modelli meglio conservati di archeologia industriale d'Europa, un quartiere bellissimo. Ma fu anche all'inizio direttore dell'ufficio tecnico comunale negli anni 20, come tale fece il primo piano regolatore dopo la Grande Guerra, quando la città era stata distrutta dai bombardamenti, costruì il disegno urbanistico della Monfalcone moderna che si affacciava oltre le mura nella parte della piazza più importante, Piazza della Repubblica. Realizzò alcuni edifici importanti, basti pensare all'edificio che sta di fronte al municipio, che fu sede della pretura per molto tempo, un bellissimo edificio di inizio 1900. Eppure a Dante Fornasir la città non seppe dedicare né una strada, né una via, né un monumento. Si è rimediato nel 2017, pensate un po', con questa targa che sta oggi a segnare questo spazio di fronte al MUCA. Forse Dante Fornasir meriterebbe ancora
qualche elemento in più di ricordo, qualche, diciamo, non dico monumento, qualche lapide che possa ricordare non solo la costruzione di quell'edificio, ma anche l'opera importante di urbanista in città. Diversa la sorte di Olga Colautti, che ha questa bellissima targa, come vedete, e che sta in un posto che tutti frequentano, cioè che ogni giorno ha decine di persone che passano, parcheggiano e si trovano. È un giardino dedicato a Olga Colautti e quello che sta antistante, il cimitero centrale di Monfalcone. E questa è una pittrice nata a Ronchi nel 1898, che non ha una storia definita perché è una persona molto schiva, fece tantissime opere distribuite soprattutto nelle chiese del nostro mandamento, e l'opera sua più importante sta nella chiesa di San Lorenzo a Ronchi. Ci sono però anche delle sue opere nei suoi altari alla Marcelliana. Si decise di dedicare a questa pittrice questo giardino. Forse, diciamo, altri artisti importanti del territorio avrebbero diciamo, sarebbe opportuno dare un analogo riconoscimento. Certamente pochi a Monfalcone hanno un'idea di chi sia Olga Colautti e quali siano i meriti per i quali è stato dedicato questo spazio. Rapidamente due targhe, ma proprio solo per vederle. Una, questa che sta al cimitero di Monfalcone, dedicata ai partigiani garibaldini, con il falco, come vedete, della città, e l'altra che è stata sistemata nel 2020 e sta al mercato, sulla parete del vecchio mercato, e di fronte a quelle che erano un tempo le prigioni, che ci ricordano queste due targhe la storia unica e particolare della nostra città, che ritornò all'Italia nel 1947 e per la quale il 25 aprile del 1945 non fu il ritorno alla patria, ma fu l'inizio di un periodo turbolento. Dal 1 maggio 1945 al 10 maggio ci fu l'occupazione delle truppe jugoslave, successivamente ci fu un periodo di grande incertezza fino al 1947, quando Monfalcone divenne il confine della famosa zona A del territorio libero di Trieste. Al confine di Monfalcone c'era il confine che ci divideva con quel territorio. Velocemente anche un accenno al monumento ad Annunzio. Se ne è parlato nel corso del scorso anno, del 2019, in occasione del centenario della Grande Guerra, dell'impresa di Fiume. L'impresa di Fiume partì da Ronchi di Monfalcone, perché a Ronchi di Monfalcone c'era la caserma dei granatieri, che nel mese di agosto erano stati, diciamo, mandati via da Fiume, che era una città occupata dalle truppe alleate, che simpatizzava con gli italiani perché era una città italiana, non certamente una città, diciamo, jugoslava, come nelle trattative di pace che nel frattempo si svolgevano pareva destinata a diventare. Questi legionari e fecero un giuramento di ritornare a Fiume per liberarla. Non sto a raccontare una storia molto interessante, importante, delle vicende di D'Annunzio, che meritano sempre di essere raccontate in maniera più ampia e significativa, ma comunque a Ronchi
c'era il nucleo dei legionari che trovarono in D'Annunzio la persona che fece da guida e che il 12 settembre 1919 arrivò a Fiume. Nel 1961 al sindaco di Monfalcone, quella volta Cuzzi, si presentarono un gruppo di cittadini nei quali faceva parte anche l'unico friulano che era fra i partenti nel gruppo, diciamo, degli ufficiali di D'Annunzio a Fiume, e che fecero questo comitato per realizzare un monumento che la città di Ronchi dei Legionari non voleva. Lo si fece al confine fra Ronchi e Monfalcone, dove pure era si dice luogo di incontro prima della partenza dell'impresa fiumana. Il terreno era di proprietà di Ugo Cappelletti, che lo vendette al comune per il prezzo simbolico di una lira, e il monumento venne inaugurato il 30 ottobre 61. È fatto di una grande colonna romana, concludiamo quasi qui, la grande colonna romana che venne donata a Monfalcone dal comune di Roma. E chiudiamo con questa targa, fra le tante cose e segni di una storia da rileggere e da seguire. Questa targa sta lungo la scalinata, ce ne sono due, sulle due colonne della grande scalinata che porta all'interno del municipio, al piano, diciamo, istituzionale del municipio di Monfalcone. Ci passiamo davanti tutti noi, tantissimi di noi, quotidianamente. È diventato, anche perché sono poco illuminate, sono diventate quasi un elemento così di invisibile. Sono in realtà, contengono la descrizione delle ragioni della medaglia del valor militare di Monfalcone, sono una sintesi di una storia di un secolo così travagliata, in poche righe. Ogni tanto potrebbe essere utile rileggerle, proprio perché tutte queste memorie fanno parte delle radici della città e ci consentono di rivivere i momenti e le occasioni per le quali furono realizzate. Grazie a Lucio Gregoretti, che ci ha raccontato qualcosa di Monfalcone che tutti abbiamo visto e magari nessuno sa il significato. Lui lo abbiamo avuto ospite già da diverso tempo, è stato sempre un attento osservatore di quello che succede in questa città, e visto che noi siamo poco attenti, lui ce lo ricorda e ce lo ripresenta. Aveva cominciato con noi nel lontano 2016, assieme a Valkovic, a raccontare la città che cambia. È stata una serata super anche quella, passando poi a una serata altrettanto importante parlando della memoria dell'industrializzazione cittadina. E oggi concludiamo questo ciclo, ma ci diamo appuntamento, speriamo, per un'altra tappa quanto prima. Prima di salutarvi, vi ricordo che la nostra serie di incontri, degli incontri del giovedì di Storia e Storie, continua, quindi vi do appuntamento a giovedì prossimo. Su Teleantena. Grazie, ringraziamo anche naturalmente Teleantena che ci mette in onda puntualmente, e vi aspettiamo giovedì prossimo.